Il film La stranezza è in definitiva un'occasione filmica per raccontare non già la vita, quanto il percorso culturale ed umano che condusse Pirandello ad elaborare il suo maggiore capolavoro, Sei personaggi in cerca d'autore. Anche se ci sono dei rimandi, degli accenni alla vita del Nobel agrigentino, soprattutto attraverso un raro flashback nel ricordo della pazzia della moglie rappresentata crudamente, o accenni attraverso foto intraviste, un Pirandello giovane recuperato per il concorso Una novella per Pirandello del Climanzi Club, o ancora la foto di Antonietta Portolano e poi l'accenno a Lumiere di Sicilia. Andò racconta un Pirandello chiuso su se stesso, piuttosto malinconico, quasi in crisi creativa, ma sempre in cerca di nuovi spunti che si riveleranno in seguito rivoluzionari dal punto di vista drammaturgico. La sceneggiatura si muove su registri diversi, dalla commedia lieve alla conclusiva, suggestiva, narrazione storica esistenziale. La stranezza, sul piano della scrittura cinematografica, è passa troppo bilanciato sulla commediola di facile gusto, ammiccando forzatamente a battutine popolaresche, sfruttando la grande personalità artistica di Ficarra e Picone. Invece è risultata filmicamente molto pregevole, anche sul piano della regia, la fase finale che racconta l'infausta prima rappresentazione dei sei personaggi al Teatro Valli di Roma del 1921, opera poi riscattata con grande successo a Milano e poi soprattutto con un enorme successo internazionale a Parigi con la regia di Marcel Herbier. Avvincenti, l'interpretazione bella e misurata di un grande Tony Servillo, la grande malinconia di Giovanni Verga, interpretato con precisa recitazione intensa ed umana da Carpendieri, e una certa suggestione che spinge il pubblico ad inseguire con ansia e in modo coinvolgente l'intricato mondo intellettuale ed umano di Pirandello, almeno per il pubblico agrigentino. La tua commedia. Professore, con tutto il rispetto, voi di teatro siete un po' casciutto. Ho capito quello. Per ora noto solo fantasie. Ho in mente una stranezza. È diventata quasi un'ossessione. Maestro, innanzitutto ci scusi per il disturbo. D'accordo, tra colleghi. Ma che colleghi?